Buonasera, sono Sergio Ronconi, sono un consulente finanziario e patrimoniale e anche questa sera cercherò di darvi qualche informazione importante per il futuro vostro e per la vostra famiglia. Questa sera parleremo di testamento, parleremo di pianificazione successoria e per farlo ho invitato un nostro partner che è Kleros e in particolare il suo presidente che è il dottor Massimo Doria. Buona giornata, buona serata Massimo, tutto bene? Tutto bene, grazie dell'invito, sono venuto volentieri perché anche per noi è sempre un'esperienza comunicare praticamente quello che noi stiamo facendo perché riteniamo di fare un'attività veramente molto importante, quindi grazie. Molto bene, io direi Massimo, possiamo introdurre l'argomento, abbiamo detto che parliamo di pianificazione successoria, parliamo di testamento che è uno degli strumenti che ci consente di provvedere in tal senso e vorrei capire meglio qual è il tuo ruolo e qual è la mission della vostra azienda, di Kleros SRL. No, allora noi sì, siamo una società specializzata nella tematica patrimoniale, quindi ci occupiamo di famiglia, di figli, di patrimonio, di aziende e la trattiamo nell'ottica generazionale, nell'ottica della tutela del patrimonio, delle persone, delle famiglie. Praticamente noi facciamo questo e solo questo dalla mattina alla sera, ormai lo facciamo veramente da tantissimi anni. È un tema per noi importante perché riteniamo che sia trasversale, è un tema che coinvolge tutti, chi più chi meno. Quindi dalla signora anziana che magari ha il desiderio di lasciare casa dove vive una nipote che la sta aiutando, alla grande azienda che ha il problema del passaggio generazionale e che magari vuole fare evitare fiscalità ai figli, in quanto ovviamente ci sono delle condizioni, delle leggi che se conosciute possono sicuramente ottenere grandi risultati. Quindi il nostro è un tema sicuramente che nel territorio trova molto riscontro. Posso dire che purtroppo causa pandemia quest'anno è anche aumentata molto la sensibilità di affrontare questa tematica e quindi noi vogliamo dare veramente una risposta a tutte le persone che hanno il desiderio di conoscere esattamente questa diciamo, tematica. Ecco, tra l'altro Massimo, Kleros è presente in tutta Italia, ha professionisti, è presente in tutto il territorio nazionale, quindi vorrei invitare i telespettatori interessati ad avere approfondimento o chiedere informazioni a scrivere all'indirizzo email segreteria@sergioronconi.com, lo troverete in sovraimpressione, perché tramite un messaggio a questo indirizzo di posta elettronica potrò personalmente mettervi in contatto col dottor Doria, con Kleros e vedere in che modo possiamo renderci utili per voi e per la vostra famiglia. Ecco, è molto importante che nell'email sia specificata la città di provenienza, in quanto, come vi dicevo, Kleros è presente su tutto il territorio nazionale. E stiamo affrontando questo tema della pianificazione patrimoniale, della consulenza patrimoniale e la mia domanda Massimo è un mercato che esiste in Italia, è un mercato che sta nascendo, ci sono dinamiche nuove con le quali ci stiamo confrontando? Certo, no, il mercato è importante e ti dico anche il motivo. Noi italiani siamo tra le famiglie più ricche al mondo. Abbiamo una ricchezza importantissima fatta ovviamente da immobili, tantissimi immobili. Pensa che in Italia ci sono 62.800.000 immobili censiti contro neanche 60 milioni di abitanti. Praticamente abbiamo più immobili che abitanti. Poi c'è una grande ricchezza finanziaria, e tu questo sicuramente lo sai, abbiamo l'ultimo dato, quasi 4.400 miliardi di risparmio, poi tantissimi depositati giacenti nei conti correnti. Il nostro debito pubblico, pensa ai 2.600 miliardi di euro, esploso poi in quest'ultimo anno, basterebbe un click e in un nanosecondo noi azzeriamo il debito pubblico. Ci rimarrebbero quasi 2.000 miliardi di risparmio, più tutti gli immobili e siamo ancora tra i più ricchi al mondo. Poi abbiamo tante piccole e medie imprese, addirittura oltre 6 milioni. Noi non abbiamo le multinazionali in Italia, abbiamo ovviamente tanti nuclei familiari che però hanno aziende molto importanti, basta pensare che i grandi colossi in Italia sono tutte famiglie. Siamo i meno indebitati in Europa, perché per quanto si dica comunque le nostre banche ci hanno sempre tenuto ovviamente in riga nella richiesta di mutui, di finanziamenti, morale. Tutta quella ricchezza, quegli oltre 10.000 miliardi di euro prima o dopo, dovranno andare a finire qualcuno.
Noi diciamo sempre che noi abbiamo due possibilità, non ne abbiamo altre. Se io non faccio nulla, ovviamente subirò le regole di un codice civile scritto, pensa, nel 1942, eravamo ancora in piena guerra mondiale, sono passati quasi 80 anni. Il nostro codice è composto di 6 libri, sono 2.969 articoli. Il libro che ci interessa, per quanto riguarda la nostra età, è il libro secondo, il libro dedicato alle successioni, al testamento. Sono 353 articoli, il libro più importante. Tu pensa che dal 42 ad oggi non hanno più modificato nessun articolo. Tu pensa, dal 42 ad oggi, quante cose sono cambiate in Italia. Quindi questo scontro tra il vecchio e il nuovo, tra il moderno, ovviamente, crea veramente delle cose che vanno assolutamente conosciute. E se uno veramente dovesse conoscere quello che accadrebbe domani, ti posso garantire che la pianificazione patrimoniale sarebbe quasi un obbligo. E quindi sicuramente è un tema molto importante. Poi io dico, caro Sergio, che la tematica successoria, che vogliamo o che non vogliamo, o prima o dopo, per volontà divina o terrena, noi ci sbatteremo la testa 3 volte nella nostra vita. La prima volta quando verrà a mancare mio padre, io ricevo, sono un erede. Poi verrà a mancare mia madre, io ricevo, sono un erede. E poi io un domani dovrò trasmettere questo mio patrimonio che ho accumulato, quello ricevuto dai miei genitori, lo dovrò trasmettere ai miei figli. In questi 3 momenti, che sono importantissimi, perché dentro, quando io dico il patrimonio, c'è tutto il patrimonio, quindi intendo immobile, denaro, barche, macchine, navi, aerei, anche il quadro di Van Gogh, se ci dovesse essere, noi abbiamo 2 strade, vedi, la prima è subire. Io non faccio nulla, il codice del 42 ha previsto questa condizione, quindi detta delle regole, e quindi io subirò quelle regole del gioco, che magari non conosco. Oppure l'altra strada, che secondo noi è la migliore in assoluta, è quella di decidere. E il decidere è la cosa veramente certe volte eclatante, che tu puoi decidere su un pezzo di carta bianco, si chiama, come hai detto tu all'inizio, testamento, può essere olografo, basta essere scritto, datato e firmato, ed ha la stessa validità di un testamento fatto dal notaio in presenza di 2 testimoni. Quindi noi siamo dell'idea che tutti gli italiani, prima o dopo, 2 righe di testamento in tasca, dovrebbero averle tutte, perché otteniamo dei risultati che ovviamente chi non conosce non ha neanche la più pallida delle idee. Ecco, tra l'altro Massimo, parlando proprio di testamento, tu hai richiamato quelli che sono i presupposti formali, quindi deve essere olografo, scritto di proprio pugno, ci deve essere chiaramente la firma e la data. Hai altri suggerimenti da questo punto di vista che possono aiutare i nostri telespettatori a capire l'importanza e le modalità per poter testare? Certo, certo. No, e fare un testamento è semplice. Basta prendere un pezzo di carta e mettere giù le mie volontà, le mie esigenze, le mie idee e così via. Farlo bene che è difficile, perché... perché quello che noi vogliamo ottenere col testamento, ad esempio, vogliamo evitare quello che noi chiamiamo rimbalzo successorio. Mi spiego. Dal marito una parte va alla moglie, vedete, metto sempre prima l'uomo perché statisticamente siamo gli uomini a andare per primi. La moglie riceve, quanto riceve? O il 50 se hai un figlio, o il 33% del patrimonio se hai 2 o più figli. E la moglie, quello che riceve, comunque a prescindere, si pagano le IPO catastali nella parte immobiliare, che è il 3%. Quando mancherà la moglie, potrebbe essere a distanza anche di 1 minuto dal dolore, magari mettiamolo giù con un incidente automobilistico che forse è più credibile, quello ricevuto e pagato lo ritrasmetto ai miei figli. Cosa succede? Che i miei figli andranno a ripagare di nuovo sugli stessi beni un'altra volta. Ecco, con una pianificazione testamentaria questo doppio passaggio si può evitare. Ecco, tra l'altro Massimo, hai parlato di eredi, sono tutti uguali gli eredi o la legge fa una distinzione tra diverse tipologie di eredi? Sì, la legge del 42 divide in 2 blocchi. I primi si chiamano eredi legittimi, che sono tutti gli eredi che in assenza di un testamento prenderanno l'eredità, decisi da quella legge del 42. Quindi un erede legittimo potrebbe essere anche un cugino, perché se tu non hai figli, non hai fratelli, non hai nipoti, subentrano i cugini.
Caso eclatante è il caso di Lucio Dalla, dove tutto il patrimonio è andato a finire a 5 cugini, ecco, tanto per citare un caso che probabilmente conosciamo tutti. Poi ci sono gli eredi legittimari. Chi sono? Sono eredi privilegiati, li ha decisi sempre la legge scritta nel 42, che se anche io non voglio, comunque una quota di eredità, di patrimonio, e si chiama di legittima, gliela devo comunque attribuire. Chi sono questi eredi legittimari? Definiamoli. Gli eredi legittimari sono per legge il coniuge, i figli, e possiamo dire correttamente i discendenti, perché in mancanza del figlio potrebbe subentrare il figlio del figlio, quindi il mio nipote, e solo in mancanza dei discendenti subentrano come legittimari gli ascendenti, quindi i genitori, i nonni, i bisnonni, gli avi, i trisavoli. Io scherzosamente dico Highlander se ancora vivo qualcuno. Gli altri sono collaterali, quindi fratelli, nipoti, cugini, eccetera, quindi sono eredi legittimi, ma non hanno il doppio ruolo del legittimario. Quindi se io voglio escludere mio fratello dalla mia eredità, col testamento questo lo posso ottenere. Quindi, scherzando Massimo, quando nei film americani vediamo che c'è la classica scena dove una persona vuole diseredare il figlio, in realtà ci stai dicendo che questa modalità da noi in Italia non è prevista, perché la legge prevede nei confronti dei figli, ad esempio, una quota minima definita legittima. Bravissimo, proprio così. Difatti i film americani, come hai citato tu, vediamo spesso e volentieri che diseredo il figlio perché non si è comportato bene. Da noi questo non è fattibile, perché la legge nel 42 ha previsto che comunque un figlio, o il coniuge, o in mancanza di figli, i genitori, comunque una quota di patrimonio tu la devi attribuire. È una percentuale che è ovviamente diversa a seconda delle situazioni familiari, e quindi tu hai, come noi tutti abbiamo, quella che si chiama quota libera, una quota disponibile, una percentuale. Ecco, possiamo spiegare, prima di passare a quello che è l'evoluzione della famiglia, perché c'è anche un discorso poi che riguarda delle dinamiche sociali in essere, vorrei magari Massimo che tu spiegassi meglio anche il discorso della quota legittima, perché mi sembra aver capito che la quota legittima è anche quella facoltà che ci dà la possibilità di cercare di trovare determinati equilibri nel disporre del nostro patrimonio, è corretto? Correttissimo. Facciamo un esempio, io faccio sempre un esempio nei miei eventi che faccio serali, facciamo tanti webinar, quindi il classico caso della signora vedova anziana che ha due figli. Il primo chiamiamolo pecora bianca, il secondo lo chiameremo pecora nera. Chi è pecora bianca? È il figlio che noi tutti vorremmo avere, bravo, laureato, si è sposato, ha dei nipoti, mi aiuta, mi assiste nella mia vecchiaia. L'altro figlio, pecora nera, è il figlio che nessuno di noi vorrebbe avere, perché non è bravo, non ha terminato gli studi, si è anche drogato, mi ha rubato soldi in casa, non lo vedo e non lo sento da tanto tempo. L'esigenza di questa signora vedova sarebbe un domani attribuire tutto, totalmente il suo patrimonio al figlio pecora bianca, perché il figlio che merita. Si può fare? Assolutamente no, perché in quel codice del 42 le regole del gioco dicono che comunque il figlio pecora nera, anche se non vuoi, comunque lui ha diritto a una quota di patrimonio. Però succede, noi lo chiamiamo lo sliding doors, noi lo chiamiamo, ecco, se ovviamente la vedova non dovesse in vita fare nessuna pianificazione, la legge dice che andrebbe 50% del patrimonio a pecora bianca e 50% del patrimonio a pecora nera, tutto in comproprietà, soprattutto la parte immobiliare, che secondo noi la comproprietà è molto pericolosa. Prova a pensare, Sergio, se questo magari ha dei creditori, ha dei debiti e così via. Se la vedova vuole premiare il figlio che merita, può lavorare col testamento e solo col testamento, con eventuali donazioni in vita, e può attribuire quella che si chiama quota libera. In questo caso, la legge, dove tu non hai più il marito perché lei è rimasta vedova, avrebbe un terzo di quota disponibile. Quindi lei col testamento potrà dare 2/3 al figlio pecora bianca e dovrà dare, anche se lei ovviamente non vorrebbe, però questa è la legge, dovrà dare 1/3 del patrimonio al figlio pecora nera. Ma in questo modo comunque sto premiando il figlio che merita e dimostrerà al figlio pecora nera che il suo comportamento non mi andava bene se potevo, non ti avrei neanche lasciato quel minimo di legge. E quindi, vedi, la pianificazione è estremamente importante, perché
quel terzo in più attribuito al figlio pecora bianca patrimonialmente potrebbe pesare 50, 100, 200, 300 mila. E tu capisci che in quel momento otteniamo dei risultati veramente giganteschi. Grazie Massimo di questa spiegazione. E questo per capire che è chiaro che la legge ci mette dei paletti, prevede delle quote legittime, prevede però anche una quota disponibile che possiamo gestire e destinare in funzione di chi ci ha voluto bene, di chi ci ha manifestato affetto, di chi ci ha aiutato. È chiaro che la costruzione di una successione testamentaria può essere fatta facendosi aiutare da professionisti, quindi ripetiamo, Kleros SRL fa esattamente questo. E tutto questo si inserisce anche in un'evoluzione di quello che è il contesto sociale, per le quali c'è un'evoluzione molto significativa anche relativamente al concetto di famiglia. Quindi abbiamo anche relativamente al discorso delle famiglie ormai una presenza molto significativa delle convivenze, e è evidente che anche qua si pone un problema di una corretta pianificazione a fine di tutelare le persone che ci stiamo vicino. Possiamo, Massimo, spiegare bene come si sono evolute le cose da questo punto di vista e in che maniera possiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per provvedere, anche se la famiglia non è una famiglia classica col matrimonio, ma è ad esempio una convivenza? Allora, sì, nel 2016 sicuramente avete sentito parlare della legge Cirinna. È una legge che ha disciplinato due nuovi nuclei familiari. Il primo si chiamano unioni civili, quindi due uomini, due donne, quindi coppia omosessuale, devono andare in comune, si sposano, rito civile non cattolico perché al momento la Chiesa non riconosce, ottengono gli stessi diritti e doveri della coppia eterosessuale sposata. Difatti per loro è previsto la reversibilità della pensione e per loro sono previsti i diritti successori. Poi c'è un altro nucleo familiare nuovo, si chiamano conviventi o coppie di fatto, che oggi sono tantissime, penso che ci saranno più conviventi che matrimoni, credo, negli ultimi periodi. Allora, per diventare però giuridicamente una coppia di fatto, devo andare in comune a fare una registrazione anagrafica dove si fa la carta d'identità. Facendo quella registrazione, quindi divento giuridicamente una coppia di fatto, cosa ottengo in base alla legge Cirinna? Poca roba. Ottengo dei diritti ospedalieri, posso assistere il mio compagno negli ultimi giorni della sua vita, magari stringergli la mano, bene. Ho dei diritti carcerari, posso portargli le arance in carcere, ma lasciamo perdere. Credo che il dato più importante sia il risarcimento danno e perdita congiunto. Se il mio compagno fa un incidente d'auto, ha ragione, io sono la sua compagna registrata, ho diritto a un risarcimento come fosse mio marito o come fosse mia moglie, rovesciando il caso. Posso fare impresa familiare, bene, vado nelle graduatorie degli alloggi popolari, lasciam perdere, e poi si può fare anche un patto di convivenza. Ecco, questa è una grossa novità che non ha trovato riscontro nel mercato, perché il patto di convivenza è un po' il preludio agli accordi prematrimoniali che in America si possono fare e da noi non si possono fare. Patto che cos'è? È un accordo tra i due conviventi dove chi è il soggetto patrimonialmente più debole avrà tutta la convenienza a fare un accordo. Devo farlo con atto pubblico, lo posso fare con scrittura privata autenticata tramite l'avvocato, ma sicuramente è una vera e propria rivoluzione. Ma nonostante la registrazione anagrafica per le coppie di fatto e per i conviventi, seguimi, non c'è nessun assegno di reversibilità della pensione, ma soprattutto non ci sono diritti successori. Quindi se tu vuoi tutelare il tuo compagno o la tua compagna, devi necessariamente, obbligatoriamente, scrivere quel pezzo di carta che tu giustamente all'inizio hai citato, che si chiama testamento. E Massimo, tra l'altro, cogliamo l'occasione per ricordare che Kleros è presente su tutto il territorio nazionale. E se avete domande specifiche e volete un aiuto da parte del sottoscritto e di Kleros, potete scrivere all'indirizzo email in sovrimpressione che segreteria@sergioronconi.com, e Massimo ci confermi che a fronte anche di quesiti che possono arrivare, la presenza di Kleros sul territorio nazionale può permettere, ecco, di andare in soccorso di queste persone che eventualmente hanno delle problematiche e che magari ci chiedono delle delucidazioni specifiche su questa materia. Mi confermi la disponibilità a un consulto?
ti confermo l'assoluta disponibilità e ti racconto un episodio. Allora, qualcuno crede sempre, per esempio trovo tante volte, ovviamente le banche, sento le SIM più importanti, si stanno attrezzando con il Wealth Advisor, quindi mega uffici, perché noi riteniamo che il passaggio nazionale sia solamente dedicato ai grandi patrimoni. Ecco, io voglio smentire questo con un episodio che mi è successo ancora un anno fa. Abbiamo avuto un intervento di un tuo collega che ci ha chiamato e ha detto: io ho una signora anziana, nubile, zitella, ho una zia che ha due nipoti, figlie di una sorella premorta. Questa ha una casetta in aperta campagna nel Veronese, valore stimato intorno agli 80.000 euro, pensate, e un conto in posta dove gli arriva la pensione e ovviamente ci sarà altri 20.000 di buoni postali. Quindi una cliente che... Però che cosa succede? Che delle due nipoti una accudisce la zia, l'aiuta, la porta all'IKEA, ai centri commerciali, in ospedale a fare le visite, l'aiuta nelle pulizie, a Natale, mangia, e come fosse sua madre. L'altra nipote, altro carattere, se va bene a Natale, zia, auguri, punto. Lei ci ha chiamato perché dice: io vorrei, quando non ci sono più, che questa casa e questo conto in posta andasse alla nipote che mi aiuta. E allora, tornando al discorso di prima, le nipoti, figlie dei fratelli, quindi eredi legittimi ma non legittimari, li puoi escludere. E quindi gli abbiamo detto: bene signora, prenda un pezzo di carta bianco e scrivi: lascio tutto a mia nipote, ovviamente con il nome e cognome, data e firma. Fine della trasmissione. E questa signora anziana, simpaticissima, ha detto: quanto costa questo intervento? Ovviamente abbiamo detto nulla, abbiamo fatto due righe, le abbiamo aiutate, quindi. Però la cosa simpatica è che questa signora mi ha dato un vasetto di giardiniera, una cosa che faceva lei in casa. Io il sabato l'ho aperta con i miei amici, ho fatto un figurone della Madonna, ma il problema di tutto questo episodio sai qual è? Che io la giardiniera l'ho finita, non ne ho più, e quindi speriamo di trovare un'altra, ovviamente, signora Norma, che abbia queste esigenze e noi siamo disposti ad aiutarle. Quello che volevo dire, nel senso, un episodio simpatico, che noi aiutiamo tutte le situazioni familiari, a prescindere dagli importi, non... anzi, certe volte le persone meno facoltose sono le persone che hanno più bisogno, quindi... E quindi noi siamo veramente trasversali su tutto. Ecco, io credo che questo concetto sia veramente importante. Magari si pensa che la pianificazione successoria, quindi anche lo strumento del testamento, sia necessaria solo in presenza di importanti patrimoni e in situazioni familiari strutturate e complesse. In realtà è uno strumento di pianificazione che calza in ogni situazione e direi che la finalità non è solo l'abbattimento della fiscalità, che poi vedremo, non è solo andare incontro a quelli che sono i desideri personali, quindi di andare a gratificare una persona piuttosto che l'altra, ma un altro tema molto importante è che una corretta pianificazione può anche prevenire delle liti. Io credo che uno degli aspetti più tragici per una persona, oltre al fatto di avere magari dei problemi di salute, è quello anche di avere la preoccupazione di lasciare un contesto familiare in tensione dove potrebbero scatenarsi delle liti. Quindi Massimo, vogliamo parlare della pianificazione successoria anche proprio in questa ottica, cioè la prevenzione di future liti e la divisione come ulteriore strumento a disposizione per fare chiarezza e per fare una pianificazione assolutamente inattaccabile da parte degli eredi? Sì, hai toccato un tasto fortissimo. Difatti io dico sempre: nessun genitore dal cielo vorrebbe vedere i propri figli litigare, nessuno. Perché quando chiedo, tutti ovviamente, anzi, l'obiettivo è quello di dire: vorrei che la mia famiglia e i miei figli domani andassero d'amor d'accordo. Però tante volte questo purtroppo per l'eredità ovviamente non accade. Perché vi ricordo che la maggior parte delle cause civili, sapete dove si fa? Sull'eredità. E tra chi? Tra fratelli, e ci sarà un motivo. Ora vedi, noi abbiamo tre strade, eccole qua, vedi. La prima, noi potremmo fare una pianificazione testamentaria, quindi potrei dire: questa casa va al figlio A, questa casa va al figlio B, l'azienda va al figlio che lavora con me, a mia figlia medico gli do del denaro. Quindi col testamento noi possiamo dividere il patrimonio, otteniamo due risultati.
Non ci sarà nessuna lite se sono a rispetto delle quote della legge e non ci saranno neanche i costi per dividere quel patrimonio tra fratelli. Se non faccio nulla, quindi ovviamente nessuna pianificazione, mi auguro che i miei figli andranno molto d'accordo, li ho educati bene, gli ho dato il senso della famiglia, del rispetto e così via. Quindi non ci sarà la lite, sono contento, però se vorranno dividere il patrimonio dovranno andare dal notaio e sostenere i costi di divisione. Poi, certe volte mi sento dire, è una questione di principio, perché dentro le famiglie, ricordi, sono le nuore, i generi, i cognati, le cognate, e quindi se non troviamo un accordo, l'ultima strada si chiama giudiziale. Ottengo due risultati negativi. Lite ereditaria, quei due fratelli non si guarderanno più per il resto dei loro giorni. E i costi nella divisione giudiziale del patrimonio non sono alti, neanche altissimi, di più. Allora noi dobbiamo decidere, possiamo decidere in vita, quali delle tre soluzioni secondo voi sarà la migliore per i nostri figli. Pensate, noi abbiamo questa opportunità. È un tema molto importante, credo che al di là dell'aspetto proprio economico, la serenità in famiglia, quindi l'evitare litigiosità, sia veramente un tema caro a tutti. Tra l'altro abbiamo parlato di patrimonio, nel patrimonio ci sono sicuramente gli immobili, li abbiamo citati, c'è la parte di liquidità, di investimenti, ci sono le polizze, ma spesso ci sono anche le partecipazioni, c'è anche l'azienda. E da questo punto di vista, Massimo, ci sono opportunità da un punto di vista generazionale, ma anche criticità relativamente al passaggio generazionale dell'azienda? Sono gigantesche. E però, vedi, quando noi facciamo gli eventi, tante volte facciamo gli eventi anche assieme ai commercialisti, assieme alle aziende, tante volte lavoriamo dentro nel mondo delle associazioni, io dico sempre alle aziende, ascoltatemi bene, esiste nel testo unico successioni e donazioni, all'articolo 3,4 ter, che ci dà la possibilità di mandare in esenzione fiscale da padre a figlio completamente il valore dell'azienda, anche se l'azienda dovesse valere 100 milioni di euro. Io sorrido sempre quando dico che gli imprenditori vanno in banca a chiedere dei bolli, vanno su segugio.it per lo sconto della loro RC auto e non si preoccupano mai di capire che cosa potrebbe succedere alla loro azienda. Io dico sempre, quando abbiamo fatto una fotografia, una preanalisi e una chiacchierata, vediamo di capire, se ci sono problemi possiamo intervenire. Se invece non ci sono problemi, siamo i primi a essere felici e contenti. E poi dentro il mondo delle aziende ci sono delle rischiosità che io chiamo asintomatiche, invisibili. Posso raccontarti un episodio, Sergio? Uno anche recente, di qualche mese fa, sono andato ovviamente a un'azienda, un SRL, due soci, un'azienda con 26 dipendenti, quindi un'azienda di certe dimensioni, e noi chiediamo sempre qual è il nucleo familiare. Il primo socio aveva marito, moglie e figlio unico minore, secondo socio, che era il fratello, marito, moglie e due figli, uno maggiore e uno minore, in quanto era un po' più anziano. Chiediamo se ci sono i genitori erano venuti a mancare anni fa, chiediamo se ci sono altri fratelli, salta fuori il terzo fratello e raccontano la loro storia. Il terzo fratello era in azienda con loro, l'hanno liquidato profumatamente, perché a loro dire, non ho sentito la controparte, aveva proprio portato via soldi dall'eredità nei conti del padre e sono andati in causa, e la causa tuttora in piedi, punto. Poi ho chiesto al primo socio, quello che aveva marito e moglie e figlio minore, era a luglio, se andavano in ferie, e lui mi ha detto sì, andiamo a Pantelleria, erano vicentini, quindi da Vicenza, macchina, Oriel Serio, aereo, Pantelleria, da Pantelleria, aereo, ritorno, Oriel Serio, da Oriel Serio, macchina, ritorno a casa. Io ho chiesto, se ci dovesse essere una commorienza, cosa accadrebbe all'azienda? Loro non sapevano neanche che cos'è la commorienza, quindi articolo 4 del codice, semplice, morte contemporanea di due o più persone. È un rischio magari sicuramente minimo, però è una rischiosità. Abbiamo visto tanti casi ovviamente di famiglie distrutte per un incidente automobilistico e così via. Quindi se c'è una commorienza si torna nel codice del 42 in successione legittima. E gli eredi, a quel punto non c'è più la moglie, non c'è il figlio, sono i due fratelli. E quindi il fratello che l'hanno liquidato, che sono in causa, tornerebbe dalla porta principale di nuovo dentro l'azienda, e il socio che rimane
sarebbe socio con questo. E quindi la risposta, sai qual è stata? Ci dica che cosa dobbiamo fare per... La cosa folle non è che devi fare poi atti notarili, prendi un pezzo di carta, nel codice del 42 è previsto la sostituzione, e quindi scrivendo semplicemente che se in caso di comorienza per la mia famiglia voglio che l'azienda vada a mio fratello con cui collaboro, abbiamo risolto un quesito patrimoniale, giuridico, aziendale, abbiamo fatto un lavoro, credo che sia veramente gigantesco. Quindi tutte le aziende, secondo noi, una fotografia sarebbe utile farlo, perché noi troviamo sempre qualcosa da mettere a posto. E tra l'altro questa fotografia è una fotografia che non può prescindere anche dall'analisi quindi dello statuto. Altra grande verità, tu sai toccare i tasti, complimenti. Sì, sì, lo statuto, ad esempio, prendiamo esempio le società di persone, famose SNC. Quelli sempre sono due fratelli, sono società piccoline, artigiane, però dentro troviamo anche dei patrimoni importanti, perché magari il capannone, l'officina me la sono pagata e quindi hanno patrimonializzato l'azienda. Bene, quando ci sono queste piccole realtà, tante volte le situazioni familiari sono sposati con figli minori. Se manca uno dei due soci, cosa prevede lo statuto? Bene, quando si chiedono imprenditori non lo sanno. Sì, sanno, fanno bene il loro mestiere, bravi, però dovrebbero anche sapere se succede, che cosa accade. Bene, lì non dobbiamo inventarci nulla, caro Sergio, perché il 2284 del codice prevede, su cui 2969 è un articolo, prevede morte del socio di un SNC, dove dice: in caso di premorienza di un socio, gli eredi hanno diritto a essere liquidati entro 6 mesi a valore reale. Poi l'articolo continua, dice, vabbè, però se gli eredi vogliono, e i soci vogliono, potrebbero subentrare. Ma se uno ha figli minori, nessun giudice ti farebbe entrare un minore in una società illimitatamente responsabile, e quindi si torna alla liquidazione. Morale, hai soldi per liquidare, quanto vale l'azienda? Perché se l'azienda vale 800.000 e tu hai 50, devi liquidare 400.000. Non li ho, il codice ha previsto anche questo. Si liquida completamente la società, si chiude. Tu comprometti il tuo lavoro, il tuo futuro, l'azienda, dove magari dentro ci sono 10 dipendenti, noi dobbiamo garantire i posti di lavoro. E poi tante volte le soluzioni sono magari fare un prodotto assicurativo che magari con 1.000-2.000 euro ovviamente riesci a liquidare i 300-400.000, perché se sei in giovane età, tu lo so e mi insegni che ovviamente il costo è veramente irrisorio. E quindi sono cose che gli imprenditori dovrebbero veramente conoscere. E quando noi facciamo gli eventi vogliamo portare questi esempi per far capire e riflettere su di me qual è la mia rischiosità. Parliamone. Il fatto di fare una chiacchierata non vuol dire pregiudicare assolutamente nulla. Quindi i temi sono tanti, abbiamo visto che la pianificazione patrimoniale serve per dare un po' di ordine, per decidere la destinazione dei propri beni, serve anche per prevenire le liti, serve anche per dare continuità nell'ambito aziendale, qualora ci fossero delle partecipazioni, affinché l'azienda non sia in qualche modo vittima di decisioni non prese. C'è poi un'altra questione molto importante alla quale siamo molto sensibili, che è anche la fiscalità, cioè come abbattere il più possibile il costo di quello che è il passaggio generazionale. E quindi vorrei, Massimo, che tu ci introducessi anche in questo ambito, quindi una valutazione di come stanno le cose, di come si potrebbero evolvere, e quindi se anche da questo punto di vista il fatto di decidere ci può mettere nella condizione di avere una pianificazione che possa essere, da un punto di vista fiscale, più efficiente. Vogliamo esplorare questo concetto? Assolutamente sì. Allora io dico sempre che conviene morire in Italia, perché l'Italia, stranamente, in Europa sulle successioni è un paradiso fiscale, perché abbiamo 1 milione di franchigia pro capite in linea retta, e quindi oltre 1 milione si paga il 4%, ma facciamo un esempio. Se io domani lascio 1 milione a mio figlio, grazie a franchigia mio figlio paga 0. In Germania, pensate, il figlio pagherebbe 75.000, in Francia 195.000, in Inghilterra 250.000. Allora seguimi. In questi mesi di pandemia, dove abbiamo visto che il debito pubblico è esploso purtroppo per il fenomeno che abbiamo visto, per aiutare le imprese, i lavoratori, eccetera,
si è sentito parlare di patrimoniale. Patrimoniale sì, patrimoniale no. Io non so quante telefonate ho ricevute, ovviamente come. Io rispondo ora come ho risposto a tutti. Io non lo so che patrimoniale faranno, però faccio vedere nei miei eventi questa tabella, dove che casualmente, stranamente, è uscita in questi mesi. È aggiornata, dati OCSE 2018, fanno vedere quanto gettito noi diamo alle nostre agenzie delle entrate dall'imposta di successione e donazione. Lo vedi, in Francia danno 14.300 milioni di euro che pesano 0,61 del PIL, pensa. In Germania danno praticamente 6.800, Regno Unito 5.900, Spagna 2.700, guarda l'Italia, 820 milioni di euro. Siamo 8 volte sotto la Germania, 15-16 volte sotto la Francia. Secondo te serve un astrologo? Serve uno che faccia previsioni? O forse abbiamo intuito dove andranno a fare la prossima manovra patrimoniale per ridurre il debito pubblico, perché sappiamo tutti che lo dobbiamo ridurre. Allora, le persone anziane che hanno un certo patrimonio, oggi ovviamente l'impatto fiscale sicuramente potrebbe essere minimale, ma domani potrebbe essere magari molto importante. Allora ecco che la pianificazione in vita ti permette di avere un quadro chiaro e di capire la mia criticità fiscale. E quindi se c'è una certa criticità e c'è una certa rischiosità, ci sono le soluzioni, perché ricordo che una donazione con riserva di usufrutto con gli immobili si può fare. Il denaro, ci sono al momento prodotti esenti. Abbiamo tutta una serie di strumenti che, se applicati primi, possiamo ottenere un grande risultato dopo. Quindi noi invitiamo tutti veramente a non trascurare questo aspetto, perché un domani la patrimoniale probabilmente la subiremo. E quindi, il caso clamoroso in questi giorni, non so se hai sentito, è andato su tutta la stampa, il signor Samsung, venuto a mancare, Corea del Sud, pensate, imposte successorie record. Gli eredi devono pagare quasi 10 miliardi di euro al fisco della Corea del Sud, perché lì le aliquote arrivano al 50%. Siccome non ci sono i soldi, sai cosa hanno fatto bene? Hanno proposto alle agenzie delle entrate di dare degli oggetti di valore, quindi daranno dei Picasso, dei Monet, cose che Samsung, ovviamente grazie ai dividendi stratosferici che prendeva, per cercare di abbassare il tutto. Allora, io voglio darvi un suggerimento. Noi italiani siamo stracolmi di immobili. Certe volte ci sono pochi denari. Quindi se un domani modificheranno le aliquote, le imposte, ricordo che la riforma del catasto è già partita, quindi tra poco avremo rendite catastali molto più elevate, quindi il fisco non vi chiede immobili, il fisco vuole soldi e voi però ricevete tanti immobili. E allora se ovviamente noi italiani abbiamo di Caravaggio, di Tintoretto, di Modigliani in casa, faremo come il Sanso, andremo a fare una trattativa con le agenzie di entrate. Ma se non avete il Caravaggio in casa e non ci sono tanti soldi, forse varrebbe la pena pensare oggi di fare qualcosa. Quindi l'invito è veramente di non ovviamente trascurare la tematica, ma ovviamente di fare almeno una chiacchierata per capire. Poi una volta che ho capito, so anche che cosa devo fare e come posso muovermi. Grazie Massimo, ci stai dando degli spunti veramente molto importanti. E io direi, magari approfondiamo ulteriormente questo passaggio. Abbiamo visto prima che gli italiani, il patrimonio degli italiani è contraddistinto da una quantità di immobili veramente impressionante. E questa è una situazione che riguarda non solo le famiglie più patrimonializzate, ma anche le famiglie più semplici, più umili. E la riforma del catasto e delle rendite catastali, dicevi, probabilmente porterà dei valori molto più alti che incideranno su qualsiasi transazione, che sia un atto tra vivi piuttosto che la successione. Possiamo introdurre e spiegare ancora meglio la distinzione tra la proprietà esclusiva, l'usufrutto, la nuda proprietà, certo, e come con strumenti anche semplici si possa anticipare in vita il passaggio generazionale, quindi sistemare le cose senza privarsi dell'opportunità, ad esempio, di avere un'abitazione. Certo, sì. Un'altra grande riforma, e questa è già partita, difatti il 1 febbraio è nato il SIT, il Sistema Integrato del Territorio, e tra poco troveremo delle rendite catastali nuove. Allora, a oggi il catasto misura i vani, le stanze, e pensa che le rendite catastali sono ferme agli anni 88-89. Con questa riforma via tutto,
da domani mattina si lavora su metri quadri, valori OMI, osservatorio del mercato immobiliare. Quindi le rendite aumenteranno. Quanto? Dipende dove vivi, 2, 3, 5, 7, 10 volte tanto. E quindi sicuramente aumenteranno in successione, in donazione, in compravendita. Quindi se noi non facciamo nulla, un domani i nostri eredi subiranno queste regole del gioco. E come dicevi tu, abbiamo la possibilità oggi di donare riservandosi gli usufrutti. Ricordo che l'usufrutto ti permette di godere del bene, di dipingere di rosa la casa, se vuoi dipingere di rosa, ti permette di prendere gli affitti, paghi l'IMU, paghi le spese, però hai la piena godibilità del bene. Ma l'usufrutto è un valore. Tu pensa che una persona di 80 anni, l'usufrutto pesa ancora un 25% di valore. Quindi se tu fai la donazione a tuo figlio della nuda proprietà, trasmetteresti il 75%, ma lo fai ai valori di oggi, alle regole di oggi, alle franchigie di oggi. Quindi noi riteniamo che chi ha un grosso patrimonio immobiliare potrebbe valutare di fare una pianificazione. Obiezione della Corte. Tante volte magari l'anziano mi dice, sì, ma se domani io ho bisogno di questo mio patrimonio, perché devo andare in casa di cura, perché una pensione è molto bassa, vero? Allora dobbiamo fare tutti i correttivi. Ma ci sono delle riserve che noi possiamo anche rientrare della donazione fatta senza nessun tipo di problema. Però se non mi serve, ho già trasmesso. Quello che voglio lanciare come messaggio, le soluzioni ci sono. Dobbiamo solamente parlarne insieme e vedrete che in un modo o nell'altro una soluzione la troviamo. Poi, certe volte, ovviamente a scuola, ti ricordi, da 0 a 10 era il voto. Magari arriviamo a 7, arriviamo a 8, certe volte prendiamo 10 lode perché il cliente ci presenta il fratello, il cugino, ma dico è sempre meglio che essere fermi a 0. E quindi l'invito è che per tutti esistono delle soluzioni, per tutti. Benissimo, vi invito ancora a sollecitare quesiti tramite l'indirizzo email segreteria@sergioronconi.com. Abbiamo detto che Cleros è presente su tutto il territorio nazionale, per questo vi invito ad indicare la vostra città di provenienza e da questo punto di vista vorrei Massimo che tu spiegassi anche l'opportunità di Cleros anche per i professionisti che ci stanno ascoltando. Sì, no, ovviamente noi essendo una società ovviamente indipendente, quindi noi trattiamo la tematica patrimoniale, quindi non collochiamo prodotti e così via, ovviamente tra i nostri clienti ci sono gli intermediari finanziari, assicurativi, commercialisti, gli avvocati, le associazioni e così via. Quindi noi ovviamente l'invito è di prendere contatto perché sul territorio stiamo facendo veramente un grosso lavoro, anche nel mondo delle associazioni stesse. Io non c'è mese che non sono in Confartigianato, in CNA, in Confindustria. Quindi noi lavoriamo veramente su tutto il mondo imprenditoriale e sulle famiglie in maniera trasversale. Quindi chiunque avesse la voglia, la necessità di volere magari solamente cercare di avere qualche informazione in più, noi siamo disponibili. Come diceva Sergio, noi abbiamo avuto, dico purtroppo, la fortuna a causa pandemia, e oggi con il web, quindi con strumenti come Teams, Zoom, GoToWebinar, GoToMeeting, riusciamo a comunicare tranquillamente in tempo reale con tutte ovviamente le situazioni in Italia e questo ci permette veramente di colpire sul territorio chiunque abbia questa necessità. E quindi io sono disponibilissimo, siamo disponibilissimi per tutte le iniziative che ovviamente dovessero arrivarci. Benissimo, ringraziamo la Massimo Doria della disponibilità di Cleros sia per i telespettatori ma anche per i professionisti che volessero approfondire questa tematica a supporto della loro clientela. Per finire, l'ultima domanda, Massimo, riguarda proprio la modalità operativa. Cioè è evidente che un atto consulenziale richiede una raccolta dati, richiede una conoscenza specifica della situazione e anche dei desiderata del cliente. Al tempo stesso il percorso dovrà essere anche, il percorso da un punto di vista pianificazione dovrà essere anche esposto in maniera strutturata. Ci puoi spiegare meglio Cleros come si muove, cosa vuol dire l'elaborazione del dossier, cosa vuol dire dare un progetto chiave in mano al cliente? Certo, sì, ovviamente noi abbiamo una metodologia. Ovviamente noi dobbiamo avere quattro informazioni. La prima informazione è come è composta la famiglia tutta, come è composto il patrimonio tutto, quali sono ovviamente la previdenza e la redditività, anche lì perché dobbiamo poi mettere in tutela
la persona e la famiglia stessa, e poi bisogni, esigenze e volontà. Questi sono i quattro dati. Però un po' facciamo tutto noi, perché fortunatamente il catasto è pubblico, quindi quando il codice fiscale riesco ad accedere al catasto, ci prendiamo le schedine, ci facciamo la misurazione dell'immobile, di ogni singolo immobile, del capannone, dell'ufficio, del terreno, abbiamo una rilevazione completa di tutto il patrimonio immobiliare. Ovviamente il cliente ci delega, noi andiamo ovviamente all'INPS o prendiamo le casse a seconda del tipo di cliente che ci troviamo e calcoliamo le sue sei pensioni. Noi tutti abbiamo sei pensioni, tanti clienti mi dicono ma io non mi basterebbe una, sarebbe sufficiente. Noi calcoliamo la pensione di inabilità, di invalidità, pensione maturata ad oggi, la reversibilità, le anticipate, la vecchiaia, quota 100, pensione donna e chi più ne ha più ne metta. E poi in camerale fortunatamente troviamo ovviamente il bilancio, lo statuto, ci calcoliamo l'azienda e così via. Abbiamo bisogno di qualche dato informativo, banca, qualche polizza assicurativa. Una volta che abbiamo il patrimonio completo, ecco che il nostro lavoro praticamente è fatto al 90%, perché riusciamo a calcolare la fiscalità, la quota libera, la quota di legittima, la quota disponibile, e poi con il cliente si decide di mettere a terra in funzione delle sue volontà. E quindi scarichiamo completamente ovviamente la soluzione su quel testamento e si valuta assieme al cliente se magari fare qualcosa in vita, se integrare qualche copertura previdenziale, come tutelare magari le persone anziane, ecco un altro tema della non autosufficienza che noi veramente lavoriamo tantissimo. Un altro tema fondamentale, lavoriamo molto anche sulla legge del dopo di noi per le disabilità, altro tema a noi non caro di più. Quindi noi vogliamo solamente intanto fare, diciamo, quella famosa chiacchierata, e poi da lì ovviamente spiegheremo un po' il metodo, i costi e tutto quello che deriva se ovviamente il cliente vuole proseguire nell'analisi. E hai toccato anche un tema, hai parlato di polizze assicurative. E noi sappiamo, noi addetti ai lavori, che ad esempio questi asset sono fuori dall'asset patrimoniale, fuori dall'asse successorio. E essendo questo un momento di grande difficoltà anche a livello economico purtroppo per molti operatori, spieghiamo questo tipo di caratteristica, che tipo di valenza può avere anche da un punto di vista della protezione del patrimonio? No, allora sì, un tema che io non dico ma quasi tutte le settimane mi confronto nel momento formativo e così via. Ora, al momento i prodotti assicurativi sono prodotti straordinari perché godono della completa esenzione fiscale in successione. Quindi se tu dovessi domani dire voglio lasciare 10 milioni di euro alla mia compagna, se lo lasci nel conto corrente la compagna paga l'8%, pagherebbe 800 mila euro. Vabbè, sarebbe contenta lo stesso, non ci sarebbero problemi. Però se tu utilizzi uno strumento assicurativo, la compagna prenderebbe 10 milioni senza pagargli 800 mila. E questo è sicuramente un vantaggio. Ovviamente tutti mi dicono ma sarà sempre così. Allora io dico non lo so. Però vi do un dato. Quanto patrimonio oggi, di cui 4.400 miliardi, ci sono dentro i prodotti assicurativi? Ve lo dico io, oltre 1 milione, ok? Quindi quasi il 25%, chiedo perdono 1 miliardo, quasi il 25% sono dentro i prodotti assicurativi. Quindi dico, se faranno delle riforme potrebbero dire da qua in avanti non ci sarà più l'esenzione, ma quelli che ci sono, viva Dio, dovrebbero mantenere il contratto con cui io ho sottoscritto e quindi mantenere ovviamente l'esenzione fiscale. Quindi l'invito, utilizzare oggi strumenti esenti sicuramente un grosso vantaggio, perché domani queste condizioni potrebbero modificarsi. Quindi Massimo, grazie, siamo veramente in chiusura. Hai qualche ulteriore spunto o qualche cosa che ti sta a cuore che vuoi comunicare ai nostri telespettatori? Ma guarda, io credo che abbiamo detto tante cose, ma ne potremmo dire tante altre, perché questa è una tematica affascinante. Non abbiamo parlato neanche della tutela del patrimonio, perché noi ci troviamo davanti certe volte dei medici, dei farmacisti, degli architetti, degli ingegneri, che hanno nella loro libera professione delle rischiosità molto elevate. Basta pensare al Ponte Morandi, basta pensare a quello che è successo. E quindi anche la tutela del patrimonio, quindi blindare casa dove vivo, piuttosto che blindare una parte del denaro, della previdenza. Non abbiamo parlato di figli minori, un'altra tematica per noi gigantesca. Noi vogliamo evitare che il figlio minore si trovi a 18 anni una certa entità liquida, che noi riteniamo che sia molto rischioso. Quindi tante volte, sai, io ho la veste del consulente, ma quando arrivo a certe tematiche mi spoglio, mi metto la veste del genitore. Dico, tu da genitore
devi tutelare tuo figlio. Noi abbiamo deciso di spostare l'asse dai 18 ai 26 anni, età molto più matura, più consapevole, sei laureato. Quindi ci sono tematiche che io credo che avrebbero veramente bisogno, però l'obiettivo è quello di dire conosciamoci, facciamo un incontro, non è impegnativo, ok, intanto ci diciamo delle cose, poi se alcune cose, ovviamente qualcuno sentirà l'esigenza di dire voglio andare a fondo, noi siamo non disponibili di più. Benissimo, credo che sia stata un'ora dedicata a un tema strategico, un tema molto importante per noi e per i nostri cari. Abbiamo visto come la tematica merita di essere conosciuta per una corretta pianificazione che non solo ci può far ottimizzare da un punto di vista fiscale e quindi avere da un punto di vista del patrimonio un trattamento fiscale migliore, ma è una tematica che se ben gestita può fare destinare il nostro patrimonio nel migliore dei modi, può evitare litigiosità in famiglia, è una tematica veramente importante, ripeto, e strategica. La normativa è abbastanza complessa, la normativa richiede l'intervento di professionisti che ci possano dare un quadro d'insieme e soprattutto indicare quali sono i processi, quali sono i passaggi da fare per una corretta pianificazione. E abbiamo visto come Kleros SRL si pone come società di riferimento in Italia in questo settore. Kleros è presente in tutto il territorio nazionale tramite professionisti affiliati. Kleros è disponibile a dialogare con professionisti che siano interessati a valutare una partnership e quindi a valutare se sul territorio portare una proposta specifica per andare incontro alle richieste dei nostri clienti. E con questo ringrazio il dottor Massimo Doria, mi auguro grazie che tutto sia stato di vostro interesse. Prego, se vuoi salutare i nostri spettatori. Io credo di aver detto tanto, ovviamente sono stato felice di essere stato qui con voi, di aver portato la mia esperienza, sono disponibile ovviamente anche a replicare, vi auguro buona giornata. Quindi. Benissimo, ripeto, segreteria@sergioronconi.com, l'indicazione della città di provenienza, perché questo ci permette poi chiaramente all'occorrenza di coinvolgere professionisti sul territorio. Siamo a vostra disposizione e con questo vi auguriamo una buona serata.